Mister, l'importante è la vittoria, poi il futuro, il Presidente ha detto sarà fatta la domanda di ripescaggio, ma adesso ce la godiamo. Oggi non è il giorno di pensare al futuro, oggi è il giorno di goderci questa vittoria. Aver riportato, l'ho detto ai ragazzi prima della partita, aver riportato un po', perché San Benedetto, l'entusiasmo ne merita molto, molto di più, ma aver riportato un po' di entusiasmo a San Benedetto, ci hanno detto che c'era molta gente al Mandela a vedere la partita. È orgoglio per i ragazzi, dovete essere orgogliosi di quello che avete fatto fino adesso, c'era la partita di oggi da completare questo cammino, e anche oggi sono stati incommiabili, sono arrivati i trotti al momento tra il primo e il secondo tempo, erano tutti sul lettino, ci riguardavamo con Minnucci perché molti stavano lì per crampi, stiramento, e abbiamo tenuto, sono stati eroici, io li ringrazio immensamente e li porterò sempre nel cuore. Mister, sono arrivate anche oggi 300 persone, ci hanno detto da San Benedetto, poi ci può anche raccontare insomma cosa ha provato nel momento in cui appunto i tifosi hanno fatto il coro su di lei, Sante è uno di noi. Si è provato, sono delle emozioni che non si possono raccontare, si hanno dentro, c'era qui anche la mia famiglia che oggi è venuta qua a vedere la partita, sono emozioni uniche. Ricordo la Samp che uno è andato a San Benedetto, è stato in curva, è stato in tribuna a vedere la partita, oggi vinci questa partita, riporti un po' di entusiasmo con i ragazzi, e loro che ti fanno questo coro è qualcosa di indimenticabile. Se c'è un piccolo aneddoto su questa stagione, no? Qual è il più bello che può raccontare? No, ce ne sono tanti di aneddoti. Non lo so, adesso me ne vengono in mente tanti che faccio confusione, però oggi è stato veramente bello, non pensavamo di arrivare fino a tanto, arrivare a vincere le ultime tre partite, tutte e tre fuori casa, quando prima si dicevano che la Samp in casa va bene, fuori casa va male, però Cardello e Fallo non possono giocare insieme, Buono e Giuli non possono giocare insieme. Il calcio è questo, bello per questo, con il lavoro si riesce a fare tutto. A chi dedichi questa vittoria? Dedico alla mia famiglia, ai miei fantastici figli, a mia moglie, ai miei genitori e poi dopo a tutto il popolo di San Benedetto, che sono contento, se li abbiamo fatti un po' felici sono contento. Due parole sulla partita di oggi, il risultato secondo lei è giusto oppure Trastevere meritava qualcosa di più? Ma non lo so, guarda. Dico che è giusto, per alcuni tratti abbiamo giocato veramente bene, poi hanno avuto occasioni pure loro, se noi i 20 minuti era stato un dominio nostro, poi sono andati una volta loro davanti e hanno preso la traversa. Il calcio è questo, è fatto di episodi. Diciamo chi vince ha ragione, abbiamo vinto noi oggi, diciamo che abbiamo avuto ragione noi, dai. Grazie mister. Grazie.